No, forse più che discreto questo punto di vista. Io ho fatto 5 lezioni parlamentari, non ci sa quasi nessuno, vedo nessuno che ha fatto 5 lezioni parlamentari come me, delle lezioni di capo dello Stato. Ma io credo, insomma, domani, massimo dopodomani, altrimenti veramente, insomma, già il livello è basso. Insomma, io voglio dire a questi che sono qua, ma vi rendete conto che è andato a votare a Roma per il parlamentare Roma l'11%? Ma queste cose secondo voi non hanno senso rispetto a questo? Quindi se adesso l'hanno regolata. E poi la mia idea molto semplice è questa, che credo forse anche magari in buona fede, se avesse dato qualche idea di essere a sostegno di Casini da parte di Salvini, è saltato il processo ieri quando Crosetto ha preso 100 e molti voti, quindi ha spaventato Salvini, che deve recuperare il fronte anti, e di là, insomma, credo abbiano fatto uno sgarbo, termini diciamo politici magari, nei confronti di Casini. La però, capa dei servizi segreti al Quirinale? Vedete, posso dire, io, sia chiaro, ufficialmente sono, perché la capa dei servizi diventi non Presidente della Repubblica Italiana, Presidente del mondo, perché non si sa mai, visto i servizi che sono i servizi segreti, quindi sono un po' allarmato, che per me va benissimo, però insomma la preferivo, se fosse arrivata qua sarebbe stato giusto, se era Segretario Generale della Farnesina, allora sì. Però con la veste di... Stride un po'. Sì, sì, sì. Vero che nel mondo occidentale, in quello orientale, che oggi si contendono i ruoli, c'è stato Bush e c'è stato Putin. Signor. Però insomma non siamo né... Noi, come vedete, ora non diciamo parole da nessuna parte, quindi siamo un po' fuori da questo. Però insomma è giusto che continui a giocare il ruolo suo. La verità è che nessuno gioca il ruolo in cui è... Cioè qua vedi il centravanti a giocare in porta, il portiere a centravanti, Draghi per Presidente del Consiglio, mica fa uscire Draghi al Palazzo Chigi. Cioè è una cosa prestigiosa. E poi lo voglio dire una volta per tutte, Moro, voglio dire a Draghi, non è mai diventato Presidente della Repubblica. Fanfani mai, mica era una diminuzione, Andreotti, Forlani, nessuno è diventato. Perché questa ossessione a diventare Presidente della Repubblica? Cioè uno fa dignitosamente il lavoro del proprio paese. Non che alcuni di loro non lo volesse.